le armi per rivendicare la libertà e l'indipendenza di un popolo. Ma nessuno, prima di questo piccolo indiano, che Winston Churchill definirà sprezzantemente uno squallido demagogo avvolto in stracci, aveva usato quelle incredibili e assurde del digiuno. Fedele alle più antiche dottrine indiane della rinuncia e della padronanza assoluta del proprio corpo, questo dimesso campione del nazionalismo indiano sfida dal suo letto di meditazione la potenza dell'impero britannico. Tra i pochi ai quali è consentito assisterlo, colui che sarà noto tra qualche anno come il Pandit Nehru e la moglie che morirà dopo pochi mesi. Siamo nella primavera del 1943, alla vigilia della prova risolutiva per l'indipendenza dell'India. Egli è ormai il simbolo di un nuovo tipo di lotta che rifugge dalle armi e dall'odio e che confida solo nella forza invincibile dello spirito. La non violenza, appunto. Durante uno dei tanti periodi che dovette passare in carcere, Gandhi venne invitato dal governo inglese a Londra per discutere la formazione di un eventuale governo autonomo indiano. Il prigioniero, già famoso in tutto il mondo per il singolare rifiuto di ogni forma di violenza, rimase un po' incerto. Alla fine accettò di prendere parte alla conferenza. Gandhi capiva che quel viaggio si sarebbe comunque trasformato in una formidabile arma di propaganda a vantaggio dell'indipendenza del suo paese. Per questo si decise a comprare un biglietto di terza classe e a intraprendere la lunga traversata. Col suo imperturbabile sorriso e con l'osservanza scrupolosa delle sue tipiche usanze, già durante il viaggio egli attrasse su di sé e sul proprio paese l'interesse di centinaia di giornalisti e fotografi. Il problema indiano era ormai maturo. Né mancavano a Londra, specie nelle file dei laburisti, uomini decisi a risolvere la spinosa questione, anche in vista di quelle complicazioni internazionali che avrebbero reso indispensabile l'aiuto e la collaborazione dell'India con la Gran Bretagna. Si era nella primavera del 1931. Gli stessi conservatori, compreso Neville Chamberlain, guardavano con una certa tollerante benevolenza ai seguaci di Gandhi all'interno del Congresso, il partito che aveva assunto la direzione del movimento nazionalista indiano. Gandhi, a Londra, sorrise, fece inchini e riverenze un po' a tutti, concesse interviste. Non volle però impegnarsi su quello che egli stesso definiva un compromesso dilatorio. Schiere di simpatizzanti lo accompagnavano dovunque andasse e spesso lo reclamavano perché si affacciasse alla finestra dell'albergo senza pretese dove soggiornava. La sua figura eccentrica colpiva la immaginazione popolare. Ma pochi, in realtà, riuscivano a capire che quel personaggio, oltre ad essere un puro, se non proprio un santo, era un cervello politico di prim'ordine, fine e astuto. Egli conquistò i londinesi, ma si guardò bene dal lasciarsi conquistare dal governo inglese. E quando, ospite in Svizzera della Società delle Nazioni, ebbe modo di illustrare la questione indiana all'opinione pubblica internazionale, volle dire in una famosa intervista, tra l'altro: I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Io mi considero un soldato, anche se sono un soldato della pace. I know the value of discipline and truth. Conosco molto bene il valore della disciplina e della verità. I must ask you to believe me when I say that I have never made. Devo chiedervi di credermi se vi dico che non ho mai fatto una dichiarazione di questo tenore, e cioè che le masse dell'India, se fosse necessario,
avrebbero fatto ricorso alla violenza. Mi considero incapace di fare una dichiarazione del genere, anche nei momenti peggiori. Noi vogliamo l'indipendenza assoluta. Anche a Roma, dove le simpatie fasciste erano tutte per Chandra Bose, esponente dell'ala intransigente del Partito del Congresso, Gandhi ottenne accoglienze ufficiali calorose, in palese funzione anti-inglese. Il suo prestigio era tale che poteva essere sfruttato in vari modi. E Gandhi, pur inseguendo obiettivi diversi, lasciava che si diffondesse la leggenda del proprio mito, nel quale per conto suo era troppo umile per credere. Ripartendo per Bombay, Gandhi era sicuro solo di una cosa: di aver propagandato l'idea di un'India indipendente con la sua piccola persona più e meglio di quanto non avrebbe potuto fare nessuna catena di giornali. Da un punto di vista strettamente politico, quel viaggio così scenografico in Europa poteva apparire un fallimento. Ma dal punto di vista psicologico, Gandhi aveva superato le più rosee aspettative dei suoi innumerevoli ammiratori, ai quali, al suo ritorno in India, Gandhi così si rivolse in uno dei suoi consueti discorsi in tono familiare. Io chiederò al padre della nostra nazione, che ha combattuto con le armi della verità e della non violenza, di darci la sua benedizione. Mi chiedo se questo altoparlante potrà far giungere la mia voce a tutti coloro che sono qui riuniti ad ascoltarmi, anche ai più lontani. Fratelli, unite insieme i vostri cuori, non solo le vostre menti. Che i vostri cuori siano uniti se volete inviare un messaggio di pace all'Occidente. Questo messaggio deve essere un messaggio d'amore, un messaggio di verità. Ma chi era veramente questo straordinario personaggio che aveva acceso nell'India la coscienza della sua realtà nazionale, pur tra le tante incertezze sul modo di tradurla in fatto politico? E com'era arrivato lui, così modesto e schivo, a emergere come una delle più grandi personalità mondiali del suo tempo? Mohandas Karamchand Gandhi era nato il 2 ottobre 1869 a Port Bandar, nell'India occidentale, da un'influente famiglia induista, i cui membri avevano ricoperto varie cariche ufficiali nella pubblica amministrazione. Suo padre, anzi, era stato primo ministro di uno degli staterelli nei quali era allora divisa la regione del Gujarat. Sua madre, donna estremamente riservata e religiosissima, gli aveva fin da ragazzo inculcato quei sentimenti di rigorosa probità che caratterizzeranno spiritualmente tutta la sua vita. La sua fu una formazione profondamente religiosa. La religione dovrebbe pervadere ogni nostro atto. Così intesa, non si identifica con nessuna confessione particolare. Essa è essenzialmente fede in un ordine morale che governa l'universo. Trascende l'induismo, l'islam, il cristianesimo. Non si sostituisce a questi, ma li armonizza e perfeziona il loro contenuto di verità. A 18 anni, Gandhi fu mandato a studiare legge a Londra, senza che peraltro egli avesse modo di distinguersi particolarmente in quella disciplina. Fu durante la sua fruttuosa permanenza nella capitale britannica che egli assimilò i principi di quel vago socialismo umanitario predicato allora dalla società dei Fabiani, delle cui idee è tuttora permeato il laburismo britannico. Seguace delle pratiche vegetariane, si dedicò fin da allora ad una vita ascetica, riducendo al minimo qualsiasi esigenza di natura fisica. Il primo passo verso la libertà sta nella perfezione individuale. Il primo precetto è governare se stessi. Dopo aver esercitato la professione di avvocato, fu chiamato in Sudafrica nel 1893, all'età di 24 anni, da una ditta indiana. Nel Sudafrica, davanti allo spettacolo di tanti connazionali trattati quasi come schiavi, mise a punto la sua dottrina detta del Satyagraha, che letteralmente significa forza dell'anima o della verità. Il Satyagraha non è per me una semplice dottrina politica, è una professione di fede e ricerca della verità, e la verità è Dio. Questa dottrina, di cui il telaio a mano rappresenta il simbolo concreto, doveva aver ragione della politica di discriminazione delle autorità bianche contro le comunità di colore, prima ancora di essere ripresa nella lotta per l'indipendenza dell'India.
In Sudafrica, dove rimase fino a tutto il 1914, Gandhi convalidò i suoi ideali umanitari attraverso le letture tolstoiane e fondò una comunità che viveva del lavoro dei campi, in assoluta purità di costumi, a contatto quasi mistico con la terra, aborrendo tutto ciò che poteva ricordare le macchine e la civiltà industriale. L'azione di Gandhi a favore dei suoi compatrioti discriminati dal governo sudafricano fu lunga e difficile. Alla fine, pur senza ottenere risultati decisivi, seppe imporsi all'attenzione del generale Smuts, che dominava la politica del paese. Nei primi giorni del 1915, Gandhi era di ritorno in India, non a caso. Nell'immenso subcontinente era in corso ormai da 30 anni l'azione del Partito del Congresso, fondato nel 1885 per iniziativa degli stessi inglesi, al fine di poter convogliare nell'alveo costituzionale le prime rivendicazioni nazionalistiche. Ma il Partito del Congresso aveva progressivamente abbracciato una politica radicale, mirando alla liberazione dell'India invece che a semplici riforme e ricorrendo alla mobilitazione delle masse anziché alla ristretta azione delle classi più sensibili alla cultura occidentale. Dal 1914 al 1930 la sollevazione popolare contro la dominazione coloniale inglese si matura in una serie di episodi di violenza alternati a momenti di attesa. E Gandhi, la cui teoria della non violenza, Ahimsa nella lingua locale, si richiama ai valori più profondi della religione induista, preferisce rimanere nell'ombra di un'autorità morale indiscussa, senza tuttavia ricoprire cariche ufficiali nel Partito del Congresso. La sua teoria, che con la non violenza esalta la non cooperazione con gli inglesi, diventa popolare tra le masse e viene accettata dai ceti dirigenti indiani solo dopo lunghi dibattiti. Non si tratta di una dottrina della passività. Non violenza significa sofferenza consapevole. Non vuol dire sottomettersi docilmente alla volontà del malvagio, ma opporsi con tutta l'anima alla volontà del tiranno. Agendo secondo questa legge del nostro essere, è possibile al singolo individuo sfidare tutta la potenza di un impero ingiusto per salvare il proprio onore, la religione, l'anima. Siamo nell'aprile del 1930. Per mettere in pratica il principio della non cooperazione, Gandhi decide di boicottare il monopolio britannico del sale. Con pochi uomini intraprende una lunga e faticosa marcia verso il mare, dove a mano e con rozzi setacci il sale dovrà essere ottenuto direttamente anziché dagli spacci di Sua Maestà Britannica. Questo gesto, in apparenza così mite, avrà ripercussioni straordinarie nelle masse popolari, soprattutto fra i più poveri, compresi gli intoccabili, l'ultima casta della piramide sociale verso i quali Gandhi si era amorevolmente proteso, chiamandoli privilegiati di Dio. È un momento di alta tensione spirituale, ma anche occasione di violenze inconsulte da parte di popolazioni esasperate dal giogo coloniale e di durissime reazioni ad opera del governo inglese. Di fronte all'esplosione delle opposte violenze, Gandhi è amareggiato, ma non si piega alle minacce delle autorità che vorrebbero indurlo ad un diplomatico compromesso. Se nelle campagne Gandhi appare come un profeta, nelle città il suo messaggio di dignità civile è continuamente scambiato per un'esortazione alla rivolta. In breve, l'India vive giornate di luttuosi incidenti. Ancora una volta, gli inglesi, alla ricerca di un capro espiatorio, arrestano colui che sempre più unanimemente viene riconosciuto come il Mahatma, vale a dire la grande anima. Rimesso poco dopo in libertà, per 6 anni Gandhi si tiene ai margini della politica attiva. Tornerà in primo piano accanto a Nehru, quando nel 1940, in piena guerra mondiale, gli inglesi si sentono costretti ad accelerare il processo per l'indipendenza indiana. Ma ancora una volta si tratta di un assegno post-datato, come egli stesso dirà. In effetti, gli inglesi se ne andranno solo a guerra finita, dopo che Sir Stafford Cripps, il suo antico ammiratore e amico vegetariano conosciuto a Londra, e quindi il viceré Mountbatten, si saranno accordati con i dirigenti del Partito del Congresso per il trapasso dei poteri a un governo nazionale.
il ritiro delle truppe britanniche è salutato da incontenibili manifestazioni di gioia popolare. Ma con l'approssimarsi dell'indipendenza, il vecchio contrasto fra maggioranza induista e minoranza musulmana assunse gli aspetti di un vero e proprio scontro tra due popoli. La convivenza tra indù e musulmani è l'ultima battaglia di Gandhi, che egli perderà, perché i suoi appelli alla conciliazione vengono travolti da un'esplosione di violenza che non risparmia nessuna delle due parti, infierendo sia nei villaggi sia nelle moderne città. Alla fine sarà inevitabile dare attuazione all'idea delle due nazioni. L'India da una parte, e il Pakistan, la patria dei musulmani indiani, dall'altra. La separazione provoca altri conflitti e lo spostamento massiccio di intere popolazioni. Ma l'impero inglese, che era nato dalle temerarie imprese di Clive Brooks e che si era successivamente sviluppato tramite le stazioni commerciali della Compagnia delle Indie, non era soltanto un sistema politico da abbattere. Era un modo di vita, una mentalità, un complesso di valori estranei alla cultura e alla tradizione indiana. Ma Gandhi era isolato nel rifiuto totale che egli opponeva a quanto veniva dall'Occidente. Perfino Nehru, il suo discepolo prediletto, aveva un'altra concezione del rapporto tra la nuova India e la civiltà occidentale. Mentre Gandhi, col culto del charka, il telaio a mano, e con la nostalgia della vita del villaggio, sembra chiuso in una visione arcaica dell'organizzazione politica ed economica, Nehru era più sensibile alle ideologie europee per la costruzione di uno Stato moderno, accentrato e industriale. Eppure fu Gandhi che nel 1946 aiutò Nehru a diventare capo del governo, giusto alla vigilia dell'indipendenza. La nascita del Pakistan, che Nehru realisticamente accetta dopo lunghe trattative, amareggia e sconvolge Gandhi, che per la prima volta appare disorientato e pessimista. Gli inglesi hanno fretta di partire e di ammainare la loro bandiera dalle antiche e massicce residenze per non rimanere coinvolti nel conflitto verso cui l'India stava precipitando. Le loro previsioni sono purtroppo esatte. All'esodo di milioni di persone fanno seguito stragi impressionanti. Gandhi continua a parlare di pace, di convivenza fraterna, di indistruttibile amore per i fratelli, specie se più poveri e derelitti. La sua parola commuove ed esalta, ma viene fraintesa e scambiata per rinunzia, proprio quando essa vuole solo esortare alla moderazione e alla speranza. Egli ormai è un sopravvissuto alla realtà drammatica di questa India, che pur essendo creatura sua, di fatto non gli appartiene più.
Anche se circondato sempre da una schiera di devoti seguaci, Gandhi è solo. Dietro la serenità del suo volto c'è un distacco che nessuno può vincere, nemmeno i suoi familiari e i suoi discepoli, che pure lo venerano come un maestro. Gandhi sembra presentire la fine, esposto com'è sempre, ovunque vada, al gesto omicida di un fanatico. Sarà appunto un fanatico indù ad ucciderlo. Il 30 gennaio 1948, subito dopo aver ascoltato uno dei suoi più toccanti discorsi di pacificazione. Tre colpi di pistola stroncano la vita di colui che sarà sempre chiamato in India la grande anima. La sua morte assunse il valore di un sacrificio per la pace dell'India. Altri dopo di lui riprenderanno il messaggio di non violenza legato al suo nome. Tra questi, il sudafricano Luthuli e il negro americano Martin Luther King, entrambi premi Nobel per la pace. L'insegnamento di Gandhi, da nazionale, diventa universale. Una traccia ideale e indelebile per tutte le battaglie di riscatto dei popoli oppressi. L'universo intero. Ogni cosa attorno a me è in mutamento continuo. Tutto si muove con il tempo. I giorni e le notti passano. Ovunque vedo un mutamento continuo. Quel potere infinito che crea, distrugge, ricrea, quel potere che informa tutte le cose, è Dio. Io posso vedere che nella morte stessa trionfa la